Signore, che guidi i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Nel rito della benedizione e l'aspersione con l'acqua ricordiamo il dono, la grazia, l'impegno del nostro battesimo. Signore Dio onnipotente, fonte e origine della vita, benedici quest'acqua con la quale saremo aspersi, fiduciosi di ottenere il perdono dei peccati, la difesa da ogni malattia e dalle insidie del maligno e la grazia della tua protezione. Nella tua misericordia donaci, oh Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo dell'anima e del corpo, possiamo venire a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Nella tua misericordia, Dio onnipotente, benedici questo sale. Tu che ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Ma Gesù gli disse,
lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco, una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Parola del Signore. Gloria a te. San Tommaso si pone una domanda, e cioè si chiede: a che cosa servono i sacramenti? Per rispondere al tema di questa sera, e cioè quali sono gli effetti del sacramento del battesimo, credo sia utile domandarci innanzitutto a che cosa servono i sacramenti. Ed è interessante perché San Tommaso, che è probabilmente il più grande teologo che la Chiesa abbia mai avuto in tutti i tempi, forse ne sorgeranno di più grandi, ma ad oggi è lui il solo. Ebbene, San Tommaso, per rispondere a questa domanda che ci interessa, a cosa servono i sacramenti, non si sofferma tanto sulla natura di Dio che ci dona i segni sacramentali, quanto sulla natura dell'uomo. Tre sono le argomentazioni che ci offre San Tommaso. La prima: i sacramenti, tutti e sette, sono necessari a motivo della condizione corporea dell'uomo. Proprio perché abbiamo un corpo, abbiamo bisogno dei sacramenti. E cioè, precisa sempre San Tommaso, l'uomo può giungere alle realtà spirituali solo attraverso le realtà corporali. Dal corpo allo spirito, dalla terra al cielo. Quanto è concreto l'amore di Dio? Ci raggiunge laddove ci troviamo. E proprio perché l'uomo, fatto di corpo, ha bisogno di realtà corporali per giungere a quelle spirituali, San Tommaso dice che i sacramenti sono segni sensibili ed efficaci della grazia istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali viene elargita la vita divina. Sono segni sensibili, cioè cose che cadono sotto i nostri sensi, che vediamo, tocchiamo, sentiamo: l'acqua, l'olio, il pane, il vino e via dicendo. Cose sensibili per giungere a ciò che non è sensibile, che è oltre il sensibile. Cose concrete e materiali per giungere a ciò che è immateriale, dalla terra al cielo. Prima risposta di San Tommaso, da preziosa. Seconda risposta: San Tommaso è in un certo senso debitore di Sant'Agostino e dice: i sacramenti ci servono perché a causa del peccato l'uomo si trova in una condizione di decadenza, di radicale decadenza. Il peccato ci fa male e fa soprattutto male a chi lo commette. Sant'Agostino spesso nelle sue opere si serviva di questa immagine: l'uomo, motivo del peccato, è come un tizio che è finito in una pozza di sangue, scusate, di fango, è tardi, di fango, non di sangue, e cerca di dimenarsi, ma non ce la fa, non ce la fa, e più si dimena, peggio è. È necessario, dice Sant'Agostino, un braccio potente che ci tiri fuori da questa triste condizione. Ecco i sacramenti.
dice San Tommaso, i sacramenti sono il rimedio a questa triste situazione nella quale ci troviamo a causa del peccato. Seconda argomentazione. E veniamo alla terza argomentazione. Vale a dire che i sacramenti sono sette, dice San Tommaso, perché ci vengono a visitare nelle diverse situazioni della vita. Lo sappiamo bene, ci sono i sacramenti dell'iniziazione cristiana che ci iniziano alla fede, che ci introducono nel mondo di Dio, e ci sono i sacramenti della maturità, i sacramenti di guarigione. Perché i sacramenti ci servono? A motivo della nostra condizione umana, corporea. Ci servono perché, in fin dei conti, questo non è Tommaso, ci servono in fin dei conti perché l'uomo stesso, potremmo dire, è un sacramento. Ce l'abbiamo dentro la dimensione sacramentale, perché l'uomo è stato creato in immagine e somiglianza di Dio. Siamo il sacramento di Dio, la sua immagine e somiglianza, il segno visibile del Dio Altissimo. Seconda premessa. Corriamo un rischio. La Chiesa di tutti i tempi lo corre. Forse oggi lo corriamo in maniera più evidente che un tempo. E il rischio è questo, quello cioè di ridurre i sacramenti a qualcosa di unicamente nostro, unicamente a portata di mano, totalmente riconducibili all'esperienza umana, a nostra disposizione, quindi modificabili, alterabili, aggiornabili. Ci sono dei teologi i quali sostengono addirittura che oggi il sacramento del battesimo non avrebbe più ragion d'essere. Un tempo sì, prima dell'invenzione dell'anagrafe, lo sappiamo, i registri parrocchiali erano il segno pubblico di un'appartenenza ad una comunità ecclesiale e sociale. Oggi però questa finalità è venuta meno. Se il sacramento si riduce solo ed esclusivamente a qualcosa di nostro, evidentemente lo impoveriamo. Quante volte l'Eucaristia viene ritenuta solo ed esclusivamente come il ritrovarsi della comunità, lo stare insieme tra di noi, il far festa? C'è invece nei sacramenti, tutti e sette, una sostanziale indisponibilità. E in cosa consiste questa indisponibilità dei sacramenti? Nel fatto che il proprio del sacramento è Cristo. È Lui il garante del sacramento che conduce a Dio, il di più, l'oltre, il cielo che scende sulla terra. E abbiamo finito con le premesse. Alla luce di quanto ho detto, proviamo allora a rispondere alla domanda dalla quale siamo partiti. Quali sono gli effetti del sacramento del battesimo? Abbiamo cercato di dire a che cosa servono i sacramenti, guidati dal grande Tommaso. Abbiamo cercato di delineare il rischio della riduzione dei sacramenti a cosa nostra. Ora proviamo a dire quali sono gli effetti del sacramento del battesimo. Una prima risposta a questa domanda tanto preziosa è questa. Il sacramento del battesimo dona il senso. Sì, dona il senso. Vedete, non basta essere al mondo per vivere. Quanti uomini e quante donne sopravvivono? Non vivono veramente. Si accontentano delle briciole quando potrebbero avere una pienezza di vita. Quanti fratelli e quante sorelle sono in una condizione del genere? Abbiamo bisogno di un senso per vivere. L'imperatore Federico II fece un esperimento, erano noti i suoi esperimenti. Decise di strappare
alcuni neonati dalle loro madri e decise di tenerli in una strana condizione. A questi neonati veniva semplicemente somministrato del vino, scusate, del cibo e dell'acqua. Cioè a questi bambini veniva dato tutto ciò che gli era necessario per la vita materiale, ma nessuno parlava con questi bambini, nessuno aveva delle relazioni con loro. Nel giro di poco questi bambini morirono. La conclusione alla quale giunse l'imperatore fu questa: abbiamo bisogno di un linguaggio, abbiamo bisogno di un pensiero, abbiamo bisogno di una comunità per vivere. Ci vuole un senso. L'educazione è proprio questo. L'educazione consiste nel consegnare un senso alle nuove generazioni. Non basta distribuire vitamine e proteine. I genitori non possono essere semplicemente dei distributori di merendine. Alcuni lo fanno, eh? Basta dare ai figli tutto quello che chiedono. E per un po' di anni non ci sono problemi. Certo, i figli ti vengono su come dei vitelli. Non basta distribuire vitamine e proteine, ci vuole qualcosa di più. Ci vuole un senso. Se hai il senso, sei in grado di affrontare la vita, le prove della vita e le gioie di vita, della vita. Se non hai un senso, la vita ti diventa odiosa, anche le gioie ti diventano odiose se non hai un senso. Abbiamo bisogno di un senso. Sono meravigliose le parole che Peggy scrive ad un certo punto contestando la società francese. Dice: i giovani chiedevano un senso per vivere, e voi? E noi che cosa abbiamo dato a questi giovani? Li abbiamo mandati a morire sulla Marna, e il riferimento evidentemente è all'inutile carneficina della guerra mondiale. Oggi noi non mandiamo i nostri giovani a morire sui campi di battaglia, almeno qui in Italia questo non succede, ma ci limitiamo a dargli vitamine e proteine. E invece educare significa consegnare un senso. Sant'Agostino ad un certo punto, in una delle sue lettere, scrive questa acuta considerazione: sul letto di morte accade alle volte che i medici dicano: non se la cava. Sì, davanti ad un moribondo, ad uno che sta soffrendo, alle volte i medici allargano le braccia e dicono: non ce la fa, non se la cava. E Sant'Agostino dice: in realtà, già sulla culla di ogni uomo bisognerebbe dire: non ce la fa. Da solo non ce la fa. L'uomo da solo non ce la fa a vivere. Ha bisogno di qualcosa di più, con le sue forze non riesce, ha bisogno di un senso più forte di questo non se la cava. Abbiamo bisogno di motivazioni e di ragioni per vivere. La risurrezione di Gesù è proprio questo senso, e nel battesimo questo senso diventa il nostro senso. È la risurrezione, Gesù si erge dal sepolcro, è più forte della morte. Ecco il nostro senso, ecco il senso che ci consegna il sacramento del battesimo. C'è una vita oltre la morte, c'è la vita per sempre. Ecco perché affrontare le sfide della vita di ogni giorno, ecco perché affrontare le gioie e i dolori quotidiani, c'è un senso. Ma vediamo di sviscerare ancora ulteriormente questa risposta. Il sacramento del battesimo ci consegna il senso, e lo facciamo partendo anzitutto dalla materia del sacramento, cioè l'acqua, l'acqua lustrale. La parola battesimo, in greco baptizein, significa letteralmente tuffare, immergere nell'acqua. E nella Sacra Scrittura l'acqua, sappiamo, conosce una vera e propria esuberanza di significati positivi e negativi. Anzitutto l'acqua è il segno della maledizione, è il segno della morte, del castigo. L'acqua, ad esempio, è lo
spazio primordiale del caos. La terra era in forme deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. È il secondo versetto della Bibbia, Genesi 1-2. All'origine, il caos, cioè le forze maligne, avvolgevano la terra. All'origine c'era l'acqua. E non a caso il mare, nelle pagine della Sacra Scrittura, è abitato da mostri. Pensiamo al Leviatano. È abitato da potenze demoniache. Gli ebrei non amano le grandi masse d'acqua. E addirittura nel libro dell'Apocalisse, cosa che a me dispiace un po', si dice che nel mondo nuovo il mare non ci sarà più. Ma al contempo l'acqua è anche principio di vita, è dono di Dio, è segno dei tempi messianici, è segno del mondo nuovo. Perché? Beh, in questo è evidente l'esperienza quotidiana di Israele. La poca acqua che scende dal cielo consente ad Israele di coltivare la terra e di allevare gli animali, e quindi di vivere. È morte ed è vita. Così nel battesimo di Gesù, che si immerge nelle acque del fiume Giordano, che da queste acque emerge, è già scritta, è già contenuta la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. C'è il mistero della sua morte, c'è tutto il mistero della sua dolorosa morte e della sua prodigiosa risurrezione dalla morte. Così nell'acqua del battesimo io entro in questa morte di Cristo per risorgere con Lui nella Pasqua eterna. Brevemente ci soffermiamo ancora su questa prima risposta alla nostra domanda. Il sacramento del battesimo ci consegna il senso. E lo facciamo non più a partire dalla materia, l'acqua, ma a partire da un segno che caratterizza il rito del battesimo, la luce del cielo. Sapete che il rito del battesimo ha alcuni segmenti rituali che vengono chiamati riti esplicativi. Che cosa sono i riti esplicativi? Come dice la parola, sono quei segmenti rituali che esplicano, cioè spiegano quello che è accaduto. Il catecumeno è stato battezzato, è stato immerso nell'acqua lustrale, è emerso da queste acque, e allora alcuni riti ci aiutano a comprendere post evento, dopo che il fatto è accaduto, ciò che è accaduto. E tra questi vi è la consegna del cielo. A voi genitori e a voi padrino e madrina è affidato questo segno pasquale. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Quale luce viene consegnata allora nel rito del battesimo? Quale luce riceviamo in dono? Di quale luce si tratta? È la luce della fede. Eh sì, la fede è luce. La fede è luce. La fede è quella intelligenza nuova e imparagonabile che ci è comunicata dallo Spirito di Gesù risorto dalla morte. Infatti attraverso la fede, che è un dono grande, immeritato, come tutti i doni di Dio, noi partecipiamo alla conoscenza propria del risorto. San Paolo dice che il credente ha il nous di Cristo, cioè ha la sua mentalità, allo sguardo di Gesù sul mondo e sulle cose. Detto più precisamente ancora, la fede ci dà la capacità di vedere tutte le cose dentro il disegno onnicomprensivo del Padre. Sì, è proprio così. Perché c'è un disegno unico, efficace, eterno, universale, che è il disegno d'amore del Padre che si è realizzato in Gesù. E in questo disegno tutto ha senso. Chi ha la fede ha l'intelligenza nuova di Cristo, ha la capacità di Cristo di vedere tutte le cose dentro questo disegno. E questo sguardo è la sapienza di Dio. Allora vedete bene che la fede è un dono straordinario. Ci dà la capacità di vedere le cose, tutte le cose, da un altro punto di vista.
Chi non ha questa luce, il non credente, non coglie questo disegno unificante di Dio e quindi non esaurisce mai l'intelligibilità di nessun ente esistente. Non comprende fino a fondo il posto di ogni cosa che è. Nel paradiso di Dante Alighieri c'è una cosa che mi ha sempre colpito. Sembra quasi che Dante lo faccia apposta, in un certo qual senso si diverte anche. Che cosa fa Dante? Dante nel paradiso mette accanto gli uni e gli altri, li mette gomito a gomito, quelli che sulla terra erano in contrasto. Eh sì, sulla terra bisticciavano, sulla terra avevano punti di vista divergenti, in paradiso sono vicini. Perché? Perché sono dentro il compimento di questo disegno. Eh sì, il disegno unificante di Dio. Non di rado, ce lo dice San Paolo nel primo capitolo della lettera ai Romani, non di rado, dove viene meno la fede, si logorano le stesse facoltà naturali. Sono passi della scrittura che ci vengono letti raramente, ma sono preziosi. Guardate cosa scrive San Paolo nel primo capitolo della lettera ai Romani. Hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. È il paganesimo sempre ritornato nella storia degli uomini. Perciò Dio li ha abbandonati all'impunità, secondo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra loro i loro corpi, perché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del creatore, che è benedetto nei secoli. Eh sì, la perdita di fede dà origine spesso a qualche scardinamento della ragione umana, da cui conseguono addirittura comportamenti lesivi della dignità umana, e si vede, tutti i giorni. Ne abbiamo eloquenti prove. Se viene meno la fede, viene meno l'uomo. Viene meno l'uomo. Senza la fede l'uomo è capace di compiere cose peggiori di quelle che compiono gli animali. Peggiori di quelle che compiono gli animali. Ci viene sottratta la luce e finiamo nelle tenebre. E sappiamo bene che nelle tenebre succedono le peggio cose. Seconda risposta alla nostra domanda. Abbiamo detto che il sacramento del battesimo ci consegna il senso. Ora proviamo a soffermarci su una possibile seconda risposta. Il sacramento del battesimo ci dona la vita vera. Sì, questa è la grande pretesa del battesimo, ma cerchiamo di intenderci meglio. Alla porta della Chiesa il ministro pone ai genitori una domanda: che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? La risposta è il battesimo. Il rituale però annota così: i genitori possono esprimersi con altre parole, come ad esempio la fede, oppure la grazia di Cristo, o la vita eterna. E prima della riforma liturgica, del Concilio Vaticano II, era prevista un'unica risposta: la vita eterna. Che cosa vuol dire? Che il sacramento del battesimo ci consegna la vita eterna, cioè la vita in abbondanza. Quali sono i contenuti di questa vita in abbondanza? Primo contenuto: la comunione tra i fratelli. Questa vita in abbondanza che ci è donata nel sacramento del battesimo è anzitutto comunione effettiva tra i fratelli. Il Papa Benedetto XVI ha introdotto una lieve modifica al rito del sacramento del battesimo, proprio al termine dei riti d'accoglienza. Il ministro dovrebbe più dire: con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie, ma con grande gioia la Chiesa di Dio ci accoglie.
sottolineando proprio la dimensione comunitaria del sacramento del battesimo, inteso non solo come fatto personale e familiare, ma ecclesiale. Con il battesimo, infatti, si entra nella grande famiglia degli amici di Dio, cioè di coloro che sono oggetto della predilezione di Cristo. Si è incorporati alla Chiesa, che è il corpo di Cristo, e tale incorporazione realizza una vera e propria alternativa all'individualismo radicale. Sì, potrà succedere qualsiasi cosa nella vita di quel battezzato o di quella battezzata, ma una cosa è certa: quel bambino e quella bambina, da quel momento in poi, appartengono alla famiglia degli amici di Gesù. Sono in comunione con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo, con la Beata Vergine Maria, con gli angeli, con i santi e con i fratelli e con le sorelle che camminano in attesa di entrare nella Pasqua eterna. Potrà succedere qualsiasi cosa, ma non saranno mai soli. Quel bambino non sarà mai solo. Entra in una comunione di vita. Chi crede, infatti, non è mai solo. Non lo è nella vita e non lo è neanche nella morte. Ma questa vita in abbondanza ha anche un altro significato ancora più profondo. È comunione con Dio. E questa comunione con Dio si palesa nella cosiddetta professione di fede. Eh sì, non dobbiamo mai dimenticare. La nostra relazione con il Signore Gesù, che è una relazione amicale, vale a dire che siamo prediletti dal suo amore, perché? Questo dipende da Lui, non da noi. Perché il Signore Gesù ha deciso di prediligere ciascuno di noi? È un mistero insondabile. Lo meritiamo? No, non lo meritiamo. Eppure Lui ci ama, ci predilige. Ma questa predilezione è esigente, eh sì, perché sempre i doni di Dio sono anche dei compiti, sempre ti tocca trottare, sempre. L'impegno di questa predilezione si esplicita nella triplice rinuncia a Satana e nella triplice professione di fede. Anzitutto la rinuncia a Satana. Nella Chiesa antica questa rinuncia era sintetizzata in una parola, in un'espressione latina, pompa diaboli, che letteralmente significa i fasti del diavolo. Che cos'erano i fasti del diavolo nel linguaggio della Chiesa delle origini? Attraverso questa espressione ci si riferiva agli spettacoli di morte, cioè ai giochi che si svolgevano in ogni parte dell'impero, nei circhi, negli anfiteatri. A Roma questi giochi avevano luogo frequentemente, al Colosseo e nei giardini di Nerone. In cosa consistevano questi giochi? I cristiani venivano utilizzati come torce umane per consentire agli spettatori di partecipare a quegli spettacoli notturni di morte. Non solo, i cristiani venivano dati in pasto alle belve feroci per far divertire altri uomini. C'era nel mondo pagano, nel tardo impero romano, una vera e propria cultura di morte. Si pagava per vedere il sangue, si pagava per vedere uomini e donne sbranati, si pagava per vedere uomini e donne che si facevano tra di loro a pezzi. Ma oggi le cose sono cambiate. Non ci sono forse anche oggi, nella cultura odierna, autentici spettacoli di morte? Il divertimento inteso come sbaglio non conduce spesso alla morte? La mercificazione del corpo nella pornografia non è cultura di morte? La ricerca della falsa fortuna nel gioco d'azzardo, la banalizzazione della vita, nell'aborto, nella manipolazione genetica e della morte, nell'eutanasia, la cosiddetta morte dolce. Occorre con decisione, con forza, dire di no a questa cultura di morte, per dire di sì alla vita, la vita vera che solo Dio ci dona. Ma questa relazione che dona vita con il Signore Gesù, che è predilezione misteriosa, richiede
non solo di rinunciare alla morte, ma di professare la nostra fede con una triplice accettazione della fede. È il grande sì battesimale alla vita, che nella vita del battezzato si manifesta nei 10 comandamenti. E che cosa sono, in fin dei conti, i 10 comandamenti? Non sono un laccio. La cultura odierna li dipinge come tali, una limitazione della libertà individuale. Non puoi fare questo e non puoi fare quest'altro. Le regole del gioco della vita. Provatelo. Provate a far giocare dei bambini senza regole. Fate giocare i bambini eliminando da qualsiasi gioco le regole. Come va a finire? O si picchiano, o si stufano, o entrambe le cose. Se non ci sono regole, il gioco smette di essere divertente. Il gioco diventa noioso. E così vale per la vita. Se mancano le regole, la vita non ha più senso. Tutto diventa insopportabile. Le regole, tutti o quasi tutti le contravvengono, ma nessuno dovrebbe rinnegarle. Il dramma della cultura odierna è proprio questo. Non solo le regole vengono contraddette nei fatti, ma vengono rinnegate. Il problema è proprio questo. E così la vita diventa odiosa. E infine, che cos'è questa vita piena, questa vita per sempre che il sacramento del battesimo ci consegna? È la vittoria sul peccato e sulla morte, che si palesa chiaramente nel segno della veste bianca. Sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. È un programma di vita. È un programma di vita. Potremmo ricordare a memoria queste parole. Sono parole preziose. Che cos'è la veste nella Sacra Scrittura? La veste nella Sacra Scrittura è l'identità di chi la indossa. L'abito non è mai, nelle pagine della Bibbia, un accessorio. No. E la veste bianca cos'è? È l'abito di luce. L'abito di luce indossato dal risorto. Quell'abito di luce che ricepiamo intorno. Sì, nel sacramento del battesimo noi riceviamo un abito nuovo. È l'abito di Cristo. Portiamo l'abito del risorto. La parola abito etimologicamente deriva dal latino habitus, cioè abitudine di vita. Il battezzato allora dovrebbe avere come abitudine di vita il Signore Gesù, percorrere la via che il Signore Gesù stesso ha percorso: la preghiera quotidiana, l'ascolto della parola di Dio, la messa domenicale festiva, la confessione mensile, la pratica delle virtù teologali e cardinali. In altri termini, il battezzato pensa come Cristo, parla come Cristo, agisce come Cristo, a furia di conoscerlo, inizia ad imitarlo. Serve proprio questo la vita cristiana. A furia di ascoltare la parola del Signore Gesù, a furia di partecipare ai sacramenti, noi dovremmo, di giorno in giorno, di anno in anno, assomigliare un po' più al Signore Gesù. Ma proviamo, almeno una volta all'anno, a fare un bilancio, un bilancino della nostra vita. A che punto sono le limitazioni di Cristo? I miei difetti, il mio carattere, il mio brutto carattere, ciascuno ha il suo brutto carattere con gli anni, e dai, è andato peggiorando o migliorando? A che punto sono le limitazioni di Cristo? Per tutto il Medioevo e per buona parte dell'età moderna, in Europa c'era un vero e proprio bestseller, uno dei testi più letti. È intitolato L'imitazione di Cristo, attribuzione controversa, ma probabilmente è stato redatto in ambiente monastico, forse più precisamente certosino. Un vero e proprio capolavoro della spiritualità di tutti i tempi, che ci ricorda che
che la vita cristiana consiste, in fin dei conti, nell'imitazione di Cristo. Ricevere quella veste bianca, indossare l'abito del risorto significa giorno per giorno imitarlo, diventare di volta in volta più simili a Lui. Allora sì, veramente il battesimo ci rende nuove creature, figli adottivi del Padre, membri di Gesù e Tempio dello Spirito Santo. E per concludere, il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1279, sintetizza così e ci offre, in poche e chiare parole, per più chiare di quelle con le quali io mi sono espresso, quali sono gli effetti del sacramento del battesimo: la remissione del peccato originale e di tutti i peccati personali, la nascita alla vita nuova mediante la quale l'uomo diventa figlio adottivo del Padre, membro di Cristo, tempio dello Spirito Santo, per ciò stesso il battezzato è incorporato alla Chiesa, corpo di Cristo, e reso partecipe del sacerdozio di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.
sacramento, rimarrà esposto fino alle 10:30, fino alle 22:30, per la nostra meditazione, soprattutto per la nostra contemplazione, possiamo fare, riascoltando nel nostro cuore ciò che ci ha detto Don Flaminio, possiamo essere aiutati anche dalla omelia del Papa Benedetto in occasione dei battesimi che trovate sul sussidio che abbiamo preparato. Ringrazio Don Flaminio che ci ha offerto la sua meditazione, grazie di cuore che insieme a quella di Don Egidio ieri sera e di Don Roberto mercoledì sera ha costituito un trittico, un cammino, Sacra Scrittura soprattutto all'inizio, poi padre della Chiesa, quindi il battesimo nei primi secoli, con quella ricchezza di simbologia e di profondità di parola tipica dei padri della Chiesa, questa sera la teologia, ciò, la teologia e la catechesi, ciò che produce il Vangelo. Abbiamo avuto tre serate molto ricche, veramente molto ricche, devo dire anche nel pomeriggio con la terza età che era presente in gran numero, con la predicazione di Don Alessandro, anche nel pomeriggio abbiamo avuto tre giornate veramente molto intense con l'adorazione poi fino alle 18. Direi che sono stati tre giorni di esercizi belli, intensi, e io spero, prego, che portino frutto dentro la nostra vita. Quando si sta nell'ascolto della parola, nella comunione con il Signore, vengono messi dentro di noi dei semi. Dobbiamo coltivarli, dobbiamo farli crescere, dobbiamo farli sviluppare. Il dono ci è stato fatto, poi c'è il nostro tempo. Se volete che esprima anche il mio sentimento, devo dire che questi tre giorni mi hanno reso felice, felice di questa comunità che ancora risponde e che si fa carico della propria formazione. Non deve mai venire meno la formazione. Quindi andiamo avanti. Adesso tra un po' ci aspetta altri momenti, ci aspetta poi in modo particolare il sacro trigo pasquale che rappresenta il vertice di tutta la vita della Chiesa, dell'anno della Chiesa. Grazie a Don Flaminio. Don Flaminio e io siamo molto amici, lavoriamo entrambi in curia e benché io sia molto più giovane di me, quindi lo ringrazio per la sua formazione, ha una profonda formazione umanistica e teologica che mette a servizio della diocesi e non solo della diocesi, devo dire con grande umiltà, con grande disponibilità e con grande umiltà. Quindi grazie di cuore e grazie anche al gruppo delle anime che adesso pure siete disponibili, oggi loro sono stati ad animare anche da Via Crucis a Codogno dal suore Capriniani, quindi e parecchi stamattina hanno cantato il funerale anche. Quindi servizio generoso alla comunità cristiana, ampio servizio alla comunità. Quindi grazie di cuore, ma sono un po' interessati a questi ringraziamenti perché siccome avremo bisogno ancora dei prossimi di ringraziamenti interessati, ma sono sinceri, sono interessati ma sono sinceri. Allora così accogliamo adesso il Signore Gesù, che è una cosa sempre che sempre mi stupisce, voi pensate, lo dico, l'ho sempre detto tante volte, il mondo intero è come, sapete, no? Gli anelli, quelli con le pietre preziose, hanno un castore, per tenere la perla preziosa ci vuole il castore, se metti la perla calma. Voi pensate che il mondo intero, anche l'universo, è il castone per tenere questa perla preziosa che è l'Eucaristia. Il mondo esiste per l'Eucaristia e noi non l'abbiamo ancora capito fino, ma meno male, perché così abbiamo tempo per approfondire. Quindi quanto dobbiamo amare questo sacramento? Che è Cristo vivo in mezzo a noi. È qui. Quello che è salito sulla croce, quello che è risorto, quello che ha fatto il mondo. È qui. Ecco perché l'adorazione deve diventare sempre più centrale nella nostra vita. Adesso basta che mi faccio un'altra preghiera.
L'adorazione libera però, tu vuoi andare, evidentemente.